Se mi esce a Legendary A, mi butto dalla sedia, non lo so. Io, ragazzi, ormai non so cosa farmi di quest'oro. L'ho già incontrato sto tipo qua, se non sbaglio. Doppia Sparky, qua facciamo male. Ce l'abbiamo. Il baule del re leggendario. E quella Sparky però mi sa che mi spinge la principessa. Sparky maleducata. Guarda che maleducata che è quella Sparky. Ehi là, gente! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale e siamo sulla nostra serie Road to Guinness. Siamo con il nostro account di livello 1. Oggi c'è la corsa all'oro, molto utile su questo account. E però abbiamo bauli oggi da aprire. Uno già qua pronto, che non è quello della macchina, e uno qua sopra, che è il baule del re leggendario. Baule molto importante. Prima di, insomma, parlare di cosa ci può portare questo baule, se avete sentito la mia voce un po' strana, è perché sono su Discord col Fadone e con il Foxerone. Devo dire tutta questa cosa, devo dire. Solo la gente. Ok, vado, lo dico. Ehi la gente! Va bene, ora hanno capito da dove è uscito lei la gente di prima. Perfetto. Detto ciò, ragazzi, ha insistito per fare questa cosa. Detto ciò, mi hai costretto. Detto ciò, ragazzi, io parto subito bomba oggi. Apro il baulozzo. Se mi esce a leggendaria, mi butto dalla sedia, non lo so. Vediamo un po'. Jolly, che su sto account viene buttato via. Perfetto. E prendiamo 9 di bomberoli. Un pipistrillu. 7 Tesli. Oh, scaricuccioli sbloccati. Ottimo. 40 spiritosi. Dammi le epiche. Niente, non mi dà le epiche. Speriamo almeno un'epica nuova. Neanche. Ma a me è una gioia, ragazzi. Va bene. Comunque, il nostro obiettivo, ripeto, rimane target delle 4150 coppe. Perché? Perché, ragazzi, le 4150 coppe ci possono portare questo bel baulozzo, che ha fondamentalmente una leggendaria garantita a scelta. Avremo due opzioni. Sono 6 le leggendarie che dobbiamo ancora trovare su questo account. Anzi, ve le faccio vedere al volissimo. Sono Tronco, Gran Cavaliere, Ice Wizard, Domatrice di Arieti, Electro Wizard e Fantasmino Royale. Tutte carte ottime. Direi che abbiamo un po' di gente da accettare. Dai, vediamo se riusciamo a trovare qualche avversario. E infatti esce subito un bel catrocio. Vediamo un pochettino. Speriamo che faccia la prima mossa, se no parto. Oh, ok, buono questo, perché posso troncarmelo a torre e attivarla. Perfetto, ottima la giocata subito. Io terrei una Sparky a destra per appunto spostare il gioco sulla destra, visto che abbiamo qualche HP in meno su quella torre lì di sinistra. Ma insomma, è giusto per partire. Lui mette una strega, sicuramente sprecherò un po' di colpi, ma resta dalla mia parte di campo, quindi non è un problema. Infatti andiamo super sereni. Facciamo una robetta del genere. Ok, perfetto. Si dovrebbero andare ad annullare un attimino a vicenda gli zii. Andiamo anche così. Perfetto. E buona lì. Perfetto. Possiamo lamentare. Anche Boscaiolo. Perfettus. Vai con il colpo di principessa. Bello il gigantino. Sicuramente ci dà un po' di fastidio, ma noi ce lo gestiamo tutto sommato molto bene. Molto bene. Ah, gli scheletrini. Niente, gli scheletrini. Anzi, addirittura c'era pure lo specchio questo qua. Tanta roba. Va bene, non siamo riusciti a fare tantissimi danni, eh. Dobbiamo cercare di ripartire da dietro con calma. Vediamo lui se fa qualcos'altro, ovviamente. Penso di no. Sarà un po' sotto con l'Elisir lui, è possibile. Allora partiamo, perfetto. Ok, abbiamo la nostra Sparky in campo. Andiamoci a mettere tranquillamente una bella principessa qua. Vai, zii. Ok, tolto. Ancora un colpo tattico. Ok, facciamo anche una robetta del genere. Qua andiamo comunque a sprecare un colpettino. Facciamo così. Qua mi sa che la Sparky rimarrà un pochettino fusa. Va bene, qua difendiamo molto egregiamente il barile. E proviamo a ripartire. Vediamo se riusciamo a fare anche una bella fuorilegge. Lui secondo me c'ha i suoi scheletrini. No, c'ha il barile invece, che probabilmente potrebbe specchiare. No, perché ha messo la strega subito dopo. Errore qua da parte sua. Potremmo andare in target. E qua la torre ce la possiamo portare a casa abbastanza facile. Teniamoci giusto al volo una scintilla qua sulla sinistra per ripartire. Ok, andiamo a tirarci una bella mazzatona lì così. Quel gigantino ce lo gestiamo così in serenità. Ok, facciamo una robetta del genere. Perfetto. E adesso cominciamo a preparare una difesa un attimino come si deve. Ok, che non è proprio una cosa facilissima. Molto più facile a dirsi che a farsi. Infatti guarda qua che ho sbagliato il gigantino, il draghetto elettrico. Vediamo un attimo se riusciamo a toglierci
sto gigantino, appunto, mettiamo una principessa. Vabbè, abbiamo fatto la torre, raga. Corsa all'oro, una pioggia di monete da tutte le parti. Perfetto, prime 28 coppe, baule d'oro, per andare ovviamente verso queste 4100 che ci prendiamo subito. Perfetto, arrivo anche 3500 di oro, tutto l'oro del mondo. Arriviamo praticamente a 300.000. Io, ragazzi, ormai non so cosa farmene di quest'oro. Cioè, per farvi capire, io ogni giorno shoppo le carte del negozio, tanto per, perché veramente non so cosa fare. Altro non si può fare, livellare non si può. Niente, ragazzi, andiamo avanti così. Vediamo un attimino cosa ci esce. Altra partitozza, 75 coppe mancanti. E mi sembra il momento giusto per ricordarvi di mettere un bel mi piace alla serie. Ragazzi, vi ricordo, stiamo facendo tutto questo con un account di livello 1. E ovviamente il codice ferro nello shop, che si può inserire, è super facile, super easy. Oh, sto tipo qua l'ho già incontrato alcune volte, ragazzi. L'ho già incontrato sto tipo qua, se non sbaglio. Attenzione, attenzione. C'ha giustamente la domatrice dei rietti, che è un po' fastidiosa. Ripartiamo così, ci potrebbe stare una bella principessa. Noi ce la mettiamo. Infatti lui potrebbe mettere degli scheletrini. E invece no, mette il gran cavaliere, che è bello fastidioso. Un gran fastidio più che un gran cavaliere. Proviamo a partire così. Ok, buono il colpo di Sparky, che riesce a dare. No, non ce la fa. Attenzione, se hitta ancora una volta è un problema. E infatti questo qua lo riusciamo a togliere con la torre. Secondo me riesce a hittare. Infatti no, invece no. Va bene, però tanto raga, c'è quella domatrice che non mi piace per niente, sinceramente. Partiamo così. Teniamo nonostante tutto il gioco sulla sinistra. Però ripeto, non mi ispira per nada. Proviamo a fare una roba del genere. Ecco, ho sbagliato. Qua mi fa la torre abbastanza sicuro. No, forse no. Forse no, ma partiamo col Bosca. Veloce col Bosca. Veloce col Bosca. Sì, entra in target il Bosca, perfetto, va a torre. Il gran cava va sul draghetto elettrico, non potevo chiedere di meglio. Possiamo metterci una fuorilegge, qua possiamo fare dei danni. Anzi, io ci metto anche l'orda di scheletrini, quasi quasi, perché oltre a prendersi il target, ecco, guarda qua, questa qua è torre, ragazzi. Questa è torre, grande, 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 grande. Perfetto. Altra partita molto importante portata a casa, ragazzi. Andiamo sulle 4130, se non sbaglio. Sì, più o meno 140, più che 130. E va bene. E ripartiamo con un altro match. Potrebbe essere l'ultimo. Ci vanno 35 coppe. Vediamo un attimo. Ok, ragazzi, partita. E siamo nella giungla. Attenzione. Di nuovo tornado qua, perfetta, direi, anzi. Ok, perfettissimo, ora non mi lamento. Ottimo start. E mettiamo una scintilla per tenere la partita sulla destra. Ok, quella valchiria la teniamo con un drago elettrico, secondo me, senza troppi problemi. Però aspettiamo un attimo. Un drago infernale. No, andiamo invece a metterci una roba del genere. Convince molto di più, sinceramente. Facciamo una robetta like this. Oh, peccato. Ah, peccato veramente, ragazzi, qua. Aspetta che forse riusciamo a aiutare lo scheletrone. Sì, bello, bellissimo. Peccato però per la zia, che comunque va giù. Riesce a dare qualche hit probabilmente. Ok, aspettiamo anche qui senza problemi. Ok, ci mettiamo un bel draghetto infernale qua. Va bene. E andiamo a metterci anche un boia nel caso in cui lui voglia optare per degli scheletrini, che fa anche da tank oltretutto. E guarda come oltretutto ci andiamo a tenere. Andiamo un po', bellissimo. Guarda, perfetto, perfetto veramente. Guardalo come parte alla grande, ragazzi. Raga, una partita giocata fino adesso quasi perfettamente, direi. Quasi perfettamente. Potremmo azzardare però sulla torre di... cioè, la torre centrale, ma io continuo a restare sulla torre di destra. Rispettiamo l'ordine prima delle torri laterali. Non andiamo a strafare, perché potrebbe essere quello che ci frega. Ok. Qua ci potrebbe stare questo, qua ci potrebbe stare questo. Lui in teoria non può fare niente in questo caso. Non dovrebbe poter fare niente. E infatti oltretutto togliamo anche una bomba che era molto pericolosa. Qua facciamo anche una robetta del genere. Va bene, va bene, va bene. Facciamo anche così. Ragazzi, qua possiamo farci la doppia torre. E infatti guarda qua che bei danni che facciamo. Qua possiamo fare veramente dei bei danni. Non so se in realtà andiamo a killare. Meglio gestirsi un attimo con calma quel draghetto a sinistra. Qua ci sta un po' troppa roba, ragazzi. Proviamo a spingere via tutto, ma la torre secondo me... ah no, la salviamo, la salviamo. Va bene, va bene. Lui potrebbe, ripeto, optare. Ai, 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 ai. Andiamo qua con degli scheletroni. Ragazzi, però c'è poco da fare qua. Sì, riusciamo a resistere. Doppia Sparky. Ragazzi, qua è tanta roba, Doppia Sparky. Qua facciamo male. Andiamo anche con la doppia principessa. Tutto doppio. Ok, Teak ci vedrà a doppio, penso, l'avversario proprio quest'ora. Vediamo con una tornado così, ragazzi. Questo era 4200, quindi ci andiamo a prendere pulite le coppe che ci servono. 35... no, aspetta, no? Arriviamo a 174, se non sbaglio. Vediamo un po'. Ah, no, no, no. Ho detto una cavolata, ragazzi. 175 erano più che sufficienti. Ce ne bastavano 150. Comunque, ragazzi, ce l'abbiamo. Il baule del re leggendario. Lo proviamo ad andare a prendere insieme. Siete pronti? 3,
2, 1. Ragazzi, questo baule ci potrebbe cambiare letteralmente tutto. Jolly, che andiamo a perdere. Ok, ci dà i cannoni, va bene. Jolly di nuovo, va bene, ci dà le fornaci. Jolly di nuovo, anche qua ci dà il pecca. Aspetta, perché qui, ragazzi, c'è un altro Jolly leggendario che viene distrutto e che cosa ci dà? Ma scusa, perché non viene distrutto questo? Ah, è vero, perché è il primo che troviamo in questa serie. E quindi dobbiamo trovarne un altro, ragazzi. Ma lol. Vabbè, vabbè. E comunque adesso troviamo un Jolly leggendario, ragazzi. Sappiamo già che ci dà una leggendaria. Qua ovviamente prendiamo le carte totalmente a caso. Prendo i goblin perché ce n'ho meno, solo per quella ragione lì. Oh, gigante elettrico, ragazzi. Prima carta nuova che non avevamo. Attenzione. Qui, vabbè, è Goblin Cage, va bene. Adesso mi darà delle comuni. Prendiamoci i draghetti d'ossa che abbiamo sbloccato da poco. Ok, qua prendiamoci l'ariete, va bene. Attenzione, qui ci dà, prendiamo i cuccioletti. Andiamo con le leggendarie. Siete pronti? 3, 2, 1 e vai. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. E non ci credo, ragazzi. Ci ha dato due leggendarie che avevo già. Che scam. Vabbè, prendo il mastino così anche quello è livellabile. Poi non so perché c'è sta cosa nella mia testa. Però, ragazzi, non ci credo. E adesso a sto punto io direi di farci sempre in questo video. Manca una partita. Il covo dei mascalzoni. Scusami, Almeno intiamoci l'arena superiore. Con le leggendarie che abbiamo, io continuerò a sperare in una tronco. Ci speravo tantissimo, però, ragazzi, almeno adesso vediamo di farci quest'ultima partita. È importantissima. Dai. Ok, ecco l'avversario. Chico. Attenzione, s'il vous plaît. Non fa niente? Partiamo come una principessa da dietro. Without problem. Ok, lui mette una domatrice da dietro. Tranquilla, noi ci mettiamo una Sparky. Ok, senza problemi. Di nuovo. Tac. Andiamo pure così. Va bene. E quella Sparky però mi sa che mi spinge la principessa. Sparky maleducata. Guarda che maleducata che è quella Sparky. Ma scusa, ma ci si comporta così con le signore? Vabbè, veramente una Sparky poco di buono. Andiamo pure così. Vabbè, tutto infuriato, ragazzi. Questo qua mi sa che ha fatto un po' male i conti. Mi sa che ha fatto un po' tanto male i conti, Ma che fa? Oh, si è fatto ristellare così. Ragazzi, ma Cicco, che hai combinato, Cicco? Che è successo? Raga, 4200 è un ottimo risultato, È un ottimo risultato. Guardate dove arriviamo. Ah, ecco, non vedevo l'animazione. Nuovo covo dei mascalzoni. Abbiamo questa arena che ci terrà compagnia fino a praticamente le 4600. Poi abbiamo il picco della serenità. E poi, ragazzi, siamo nell'arena leggendaria. Cioè, siamo ufficialmente in quella che è la penultima arena. E da una panoramica vedo che praticamente fino alle 5000 coppe, dove sbloccheremo un Jolly, non abbiamo da nessuna parte una leggendaria garantita. Da nessuna parte. Quindi, insomma, ci sarà da sudarsela. Sicuramente i bauli ne usciranno tanti, ragazzi. Però, ora come ora, ci dobbiamo accontentare di shoppare, non se ne parla. Ragazzi, ho ottenuto 300.000 di oro che abbiamo raggiunto alla fine di questo video. Ciao belli.